Apriamo la pagina dedicata all'emergenza Covid in Abruzzo. Come vi anticipavo, oggi la cabina di regia nazionale deciderà se le province di Teramo e L'Aquila rimarranno in fascia arancione oppure passeranno in zona rossa, dove già si trovano quelle di Chieti e Pescara. L'indice RT è sceso, è diminuito, fiducioso il governatore Marco Marsiglio, ma sentiamo in diretta al microfono di Fabio Lussoso, che si trova a Pescara, l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì. Fabio, buon pomeriggio, la linea a te. Sì, Gigliola, buongiorno, buon pomeriggio. Siamo qui presso l'assessorato regionale alla sanità in compagnia dell'assessore regionale Nicoletta Verì. Dunque, oggi la cabina di regia nazionale si esprimerà per decretare il colore delle varie regioni. Vedremo quale sarà il colore della regione Abruzzo. Però, assessore Verì, possiamo fare qualche anticipazione sulla base dei dati che avete fornito? Sì, i dati che noi abbiamo inviato alla cabina di regia presentano un RT in diminuzione. Siamo scesi da 1,22 a 1,17, quindi l'auspicio è che si possa rimanere in zona arancione e continua però la circoscrizione, diciamo, delle due province di Pescara e Chieti restano ancora in zona rossa perché abbiamo un aumento di contagi e soprattutto un'occupazione dei posti letto di terapia intensiva. Ecco, assessore, la situazione delle strutture sanitarie, qual è attualmente a livello regionale? Sì, noi abbiamo i posti letto occupati di terapia intensiva superando quella che è la media nazionale del 6%, però non ci deve spaventare come organizzazione a livello regionale perché proprio nel mese di novembre attraverso un'ordinanza abbiamo delineato quali sono i criteri di rimodulazione nel momento in cui dovessimo avere maggior bisogno di posti letti di terapia intensiva e subintensiva. Intanto nei centri maggiormente colpiti proseguono le operazioni di screening e soprattutto prosegue l'azione di vaccinazione. Sì, è importante, è una regione in dinamismo totale, si va avanti attraverso le campagne di screening di massa e soprattutto attraverso la somministrazione dei vaccini. Abbiamo somministrato dei vaccini in giacenza presso di noi, il 74%, una percentuale importante perché, come voi sapete, dobbiamo lasciare quel 30% importante per poter poi effettuare la seconda dose del vaccino. Bene, ringraziamo l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Vri. Questo è il quadro della situazione ad oggi, ribadendo che nel pomeriggio si esprimerà la cabina di regia nazionale. Vedremo dunque ufficialmente che colore sarà assegnato alla nostra regione. Comunque, come anticipava l'assessore regionale Vri, dovrebbe essere arancione con le due ordinanze presidenziali in vigore a Pescara e a Chieti. Dall'assessorato regionale è tutto, restituisco la linea allo studio ringraziando Diego Martelli per il collegamento qui da Pescara.